Il Comune di Montesilvano ha vinto la disputa legale con l'Associazione Temporanea di Imprese CME e ING Lease Italia. L'ATI avrebbe dovuto realizzare due scuole di legno in via Inghilterra e via Migliorino di Pietro. Una volta partiti i lavori nel 2012, l'amministrazione presentò alle ditte delle richieste di variante dei progetti per rendere più funzionali le scuole. Da lì iniziarono i problemi con la sospensione dei lavori e l'ATI portò la disputa in tribunale, che si è risolta dopo anni, proprio nei giorni scorsi. La sentenza, il giudice ha rigettato la domanda di CME, ne ha accertato l'inadempimento e l'ha condannata al pagamento di oltre 87.000 euro a titolo di risarcimento. Da un punto di vista, se vogliamo, economico, eravamo preoccupati perché una sentenza contraria da quella che è stata sarebbe significato per il Comune, insomma, un esborso di denari importante. Invece con questa sentenza sia uno che gli altri aspetti sono superati e noi siamo già al lavoro per ragionare appunto una riqualificazione e una realizzazione di opere appunto in quei siti che possono appunto, come dicevo prima, dare a Montesilvano quello che merita. La pronuncia del Tribunale ora apre nuovi spiragli per le due aree. Intanto si provvederà alla demolizione delle strutture che fino allo stop dei lavori erano state messe in piedi. Quindi il Comune dovrà decidere a cosa destinarle. Sicuramente la decisione verrà presa collegialmente, quindi a breve riunirò insomma la maggioranza perché si tratta di una decisione importante. Diciamo che nell'area di via Togliatti, di via Migliorino di Pietro, in realtà si potrebbe proseguire il lavoro iniziato tanto tempo fa con la realizzazione di una scuola che serve in quella zona. Quella di via Inghilterra invece ha diverse opzioni e ragioneremo insieme qual è la più funzionale, la migliore per il territorio.